Buonasera a tutti amici carissimi del canale Opus del Second Side. Come potete ben vedere, luccicatevi, sluccicatevi, apritevi, spannatevi gli occhi, perché di fronte a noi, signori, FIFA 22, prima puntata di una più che possibile doppia carriera, perché abbiamo intenzione di fare una bella carriera calciatore ed una bella carriera allenatore. Partiamo con la carriera allenatore ed ho intenzione di prendere una squadra che mi metta in difficoltà massima. Utilizzeremo il livello campione, ma ho intenzione di prendere per l'appunto una squadra sempre di Serie A, ovviamente, ma una squadra molto delicata, molto che lotta parecchio per non retrocedere, una squadra che ci può far fare bene, insomma ci può fare iniziare una bella carriera. Io avevo pensato per l'appunto ad una neopromossa, ed è il Venezia, la squadra a cui ho pensato di utilizzare per poter fare la nostra carriera. Scarica le più recenti rose. Sì, assolutamente. E ci siamo, signori. Siamo pronti. E prendiamo qua, vabbè, Jimmy Savoiardo. Dai, va bene, Jimmy Savoiardo. E lo chiamiamo, per l'appunto, Jimmy Savoiardo. Brutto proprio, è brutto, cioè è bruttissimo. Dico, non che io sia... è proprio brutto questo. Va bene, alla pescatora, dai, alla pescatora. Baffetto? Va bene, barba molto così? Va bene, va bene. Non mi interessa più di tanto il colore. Va bene, direi che va bene così. Salviamolo, quest'uomo. Club Reale, assolutamente sì, Club Reale, prendiamo per l'appunto il Venezia. Partiamo già subito con un budget di trasferimenti di 4 milioni, un valore del club di 14 milioni, insomma, c'è una situazione abbastanza, come dire, triste. Stadio di casa, mi pare qualcosa di un pochettino più dozzinale, non me ne vogliono... Ecco, questo qui, un qualcosa di così, un po' più... Allora, parche con Leo, questo è troppo viscido. Questo qua, dai, questo qua va bene. Campo, invece? Erba di casa mia. Vabbè, queste sono cazzate, dai. Grandi a scacchi. Va bene, dai, chi se ne frega. Le reti? No, le reti, noi siamo verdi. Ecco, queste qua. Cioè, questo è il nostro colore, direi. Va bene. Vabbè, ci sono altre cazzate che mi vuoi fare... Mi può far fare? No, le tribune lascio... Aspetta, no, invece le tribune, ragazzi, non sarebbe male, comunque. Ok, verde e arancio. Ok. Queste formalità. Andiamo alle cose più toste, insomma, quelle più interessanti. Andiamo avanti. Allora. Difficoltà campione, durata 5 minuti, la valuta euro, va bene. Competizioni europee attive, finestre di tutto attivo. Rigore trattativo, no, elastico, non vogliamo qui impazzire. Cambio di proprietà, no, facciamoci le cose in maniera proprio complicata. Roviniamoci la vita, devastiamoci, direi. Facciamo le cose proprio e facci buttare fuori tempo 2 secondi. E siamo pronti, signori. Savoiardo, subito. Grande piacere, vi presento il nuovo allenatore. Sembra uno sbarcato praticamente dalle vacanze, l'hanno disturbato mentre era in vacanza. Vabbè, trofeo dei campioni, ci vogliamo fare il trofeo dei campioni? Ma sì, a noi alla fine 3 milioni e 6 ci potrebbero anche far bene. Va bene, ci facciamo il trofeo, magari 3 milioni in più. Allora, signori, andiamo innanzitutto a dare un'occhiatina qui alla rosa. Allora, come vogliamo giocare? Allora, il modulo è perfetto, per me va benissimo così il modulo, però la formazione è da... diciamo sistemare, per esempio allora Aramu lì secondo me non dovrebbe nemmeno presentarsi, non è più esatto da giocatore, da eppure Aramu, però sì, effettivamente quello è il suo ruolo. Vediamo, ma che Busio, ragazzi, allora vediamo un attimino Eymans a posto di Bacca, boh, non so, la stessa identica cosa. Vediamo in panca che abbiamo. Allora, Fiordilino, abbiamo Sigurdsson, che ce lo portiamo comunque sia in panca, quindi direi che la squadra in attacco è messa abbastanza discretamente bene per la retrocessione diretta. Allora, Aps, per esempio, a sinistra, a posto di Molinaro, signore, 76 lo teniamo in panchina, vorrei dire, signori.
Poi abbiamo sì qualche rottamino. Okereke, signori, Okereke potrebbe essere una valida alternativa. A centrocampo lo proverei così come al momento. 69 a destra, signori, ma la formazione è simpatica. Ceccaroni, signori, ce l'ho nel fantacalcio, mi sta dando grandi soddisfazioni. Però lo mettiamo in panca al posto di Modolo. Direi che comunque la squadra dovrebbe modificare in qualche cosa a centrocampo, direi di un qualche ritocchino lo potremmo anche fare. Eh? Fammi vedere immediatamente il vivaio e vediamo di che cosa. Attenzione, questo non è male. Questo non è male per niente. Piano di crescita di questo ragazzotto. Scusi, ma era portiere? È portiere questo. Equilibrato, sì, equilibrato assolutamente sì per adesso, quindi va bene anche così. Tu potresti fare secondo me grandi cose. Tu potresti fare grandi cose, ragazzo. Questo è un futuro anche tu equilibrato. Ma sì, facciamoli crescere sti ragazzi. Potenziale 75-94, cioè questo mi diventa un albatros, ragazzi. Gli obiettivi, ma penso una sfiduciata, secondo me salvezza, questo è quello che dovremmo, punteggio fiducia, crescita giovani, bassa, bassa, tutto eccetera, eccetera, vabbè. Gli obiettivi finanziari riguardano la gestione del budget per l'operazione principale del club, eccetera, eccetera, ci valuteranno, insomma. Ingaggia un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di difensore. Ingaggia almeno due giocatori con meno di 20 anni, con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo. Vendi due giocatori. Vendi due giocatori e comprane due cruciali per rimpiazzarli. 3.000 alla stagione, spendendo tutto il budget per il mercato. E questo è un obiettivo? Ingaggio un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di difensore. Ingaggio almeno due giocatori, eccetera, eccetera, a breve termine. Insomma, c'è da ingaggiare. C'è da ingaggiare. Assistente allenatore. Vediamo un attimino qua che cosa ci dice. Dovremmo ingaggiare per l'appunto un difensore. Giusto? Quindi dobbiamo prendere un difensore centrale, ma un Bastoni, per esempio, dell'Inter non sarebbe male, ma costerà l'ira di Dio e noi abbiamo solamente quattro spiccioli presi dall'ultima messa. Quindi è improponibile fare questa cosa, improponibile fare questa cosa. Però potremmo poi mandare i nostri osservatori, come per esempio in questo caso. Ok. E direi di andargli a fare delle aree, per esempio questo in Italia, questo in Francia, questo in Spagna. E no, a questo punto vai a fare un lavoretto. E che non abbiamo questo bacino di. Questo lui può guardare solamente certe aree. Allora, fai una cosa, vattene in Sud America. Vammi a pescare qualcuno in Brasile. Sì, cerca il giocatore lì. Assumi osservatore, a questo punto assumiamoli tutti. No, 4 milioni non ce lo possiamo permettere. Damiano Caruso, 190.000. Pier Santoro, 250.000. Questo è australiano addirittura. Osservatore, esperienza osservatore, osservatore Pier Santoro, Taylor Johnson. Ma noi siamo poveri e pazzi. Prendi Pier Santoro, sì. Dove lo mandiamo Pier Santoro? So io dove mandarlo a Pier Santoro. In Asia, vammi a controllare qualche giocatore. Qualche giapponese, fammi a controllare qualche giapponese di quelli proprio underground, va bene. Allora, forma, qui direi di fargli fare tutto, di simulare tutto, ok? Non ci perdiamo in ulteriori cazzumbole. Vediamo. Modolo, salve mister, a nome di tutta la squadra lo do il benvenuto, grazie mille caro, entusiasta per il futuro. Sono entusiasta, così sono tutti quanti belli contenti. Non ci sbilanciamo troppo per il momento. Va bene, vogliamo vedere un po' di calcio? Andiamoci a fare una partitozza, dai. Mi pare che c'è la prima, che è un'amichevole, penso che sia il torneo. Ok, la Coppa Internazionale Europea contro il Coventry. Serata di grande calcio, ancora protagonista sui canali EA Sports, per non perdersi nemmeno un istante. Pierluigi Signori, Montella dà di nuovo il passaggio per Pirlo ufficiosamente che va parte dentro la per nostra il gol stagione. Vediamo come si comporta sta squadra. sulla Coppa Internazionale Europea che si Il Coventry è una apre squadra di contro la Serie B bolletta, non potrebbe comunque. essere altrimenti. Match Quindi che segna il loro esordio con potrebbe questa essere alla campagna. Grande nostra opportunità per capire a portata. che punto la Allora, preparazione sono curioso di vedere le dinamiche, di dell'allenatore provarle Pirlo con continua. mano, queste Magari la gente dinamiche. forte è giovane da Attenzione, inserire gradualmente in prima guarda squadra. qua, subito salta l'asta. Allora, ho Si visto e apprende notato spazio. che dal punto di vista difensivo c'è un netto miglioramento. L'intelligenza è abbastanza, come dire, migliorata.
è più difficile adesso fare bucare le difese, tranne per noi che siamo dei fenomeni. E, ecco, vedete cosa intendo, vedete come attaccano. L'arbitro però se la poteva mettere una casacca migliore, si è messo la canotta per la notte questo. Attenzione, dall'altra parte è libero. Bisogna anche sapersi a volte adattare l'avversario che sia davanti. Ma Empa fa così, lui è abituato a fare dribbling davanti alla porta. Ecco, ecco, vedete, questo è quello che notiamo. Sono gli errori. Quindi quando tu hai una squadra di livello basso, affronti una squadra di livello basso, si sente come, e si vede soprattutto. Perché la concentrazione e la bravura in determinate cose, nei disimpegni per esempio, viene a mancare. Cosa che negli altri anni non era così, perché anche una squadra come il Venezia poteva puntare tranquillamente alla Champions League. Tipo, ma in pa questa, se fosse stato un altro tipo di portiere, l'avrebbe presa con un col dito mignolo. Mamma mia, come ci arrivano addosso. Attenzione, scatto immediatamente di Eubuei. Eubuei conquista la fascia, è morto Eubuei. Pallone invitante. Quello si è fatto già male. Attenzione, Johnsen, la conclusione. Mamma mia. Eh sì, dobbiamo subito fare una sostituzione. Entra Eymans proprio immediatamente. Bucalo, mandalo, attenzione. No. Sto Coventry ci sta mettendo del suo per rovinarci la festa. Tutto di prima, attenzione, guarda qua. Bella. Ecco, i piedi, ecco, vedete cosa la differenza? Che se uno ha i piedi a cannolo... lo noti, perché ecco, ha tirato praticamente a casa della vicina. Ecco, qui per esempio abbiamo fatto una cafonata. Ma Empa dà il meglio di se stesso. Dopo 39 minuti, solo due conclusioni, ma più Coventry che Venezia. Siamo ancora un po' arrugginiti. Ecco, vedete quello che vi dicevo? Ma Empa, mani di farina. Così, rivediamo un attimino questa tragedia. Qui intanto, guardate qua, difesa, ecco, un'incornata che non ha lasciato proprio scampo sul 4 e mezzo di Maempa al momento. E vabbè, no, non ci mettiamo a fare dribbling perché non è il caso, facciamo le cose semplici. Comunque un Venezia un po' tirato. Però le occasioni ce l'ha, attenzione. Attenzione. E qui il miracolo. Eymans. È la seconda occasione che sbagli, sorello. Però il Venezia c'è, signori, eh. Sì, sì, con il dribbling poi sicuramente riusciremo a fare qualcosa. Contro un sorprendente Coventry stiamo subendo, signori. Dice il primo tempo. Vabbè, comunque, si premia il realismo, ci sta. Temo che faremo una stagione molto, come dire, all'insegna della sofferenza. Ma ho scelto questo team apposta, per non fare le cose troppo easy. Vabbè, magari tiriamo un pochettino più di... cioè un po' più di audience quando vinceremo una partita. Sì, molto lento. Busio mi ha già fatto capire che in questa squadra ci può stare poco. Busio lo vedo molto molto lento, Busio. Allora, passiamo al contrattacco. Il problema è che ho solamente Svoboda, che comunque sia è, diciamo, una tacchetta in meno. Comunque, cambiamolo perché Busio mi ha devastato. Ho la prestazione proprio altisonante quella di Busio. Ma inchia, che Kulen! Attenzione! No, ma me l'ha data lui! Me l'ha data l'avversario! Ma come cavolo fai? Sto Venezia almeno la può agguantare. Il pareggio? Lo possiamo agguantare questo pareggio? Dai, Svoboda che sei appena entrato. Ecco, Svoboda subito sfonda. Attenzione, Svoboda! Attenzione! Svoboda, attenzione! Minchia, potevi mettere il piedone? Era proprio a un centimetro, Svoboda! Bravo. Sai che Venezia adesso ci sta provando. Sì, grande Svoboda con il passaggio filtrante.
mangiato cosa a pranzo? Le caramelle, come le ziguli ti sei mangiato a pranzo? Cazzo, un po' di farina d'avena, fratello, due fette di carne di cavallo. Dall'altra parte vede illuminante Sigurdsson, attenzione, appena entrato, già stanco morto, Sigurdsson, il passaggio e la pareggia. E la pareggia al 90esimo, all'88esimo. Venezia ci mette voglia. Signore, ci mette voglia questo Venezia. Ci mette intenzione, dai, guarda qui. Il grande Sigurdsson gli si era fatto scappare. Anche la palla, come vedete, come palleggia il pallone. Non è male per niente, non è male per niente. Sono soddisfatto per adesso da quello che vedo, al di là delle tenebre in cui questa squadra si troverà quest'anno. Però mi trovo, magari con qualche ritocchino, che ne so, questa squadra potrebbe lottare tranquillamente per una comoda salvezza. Vabbè, finisce con 1-1 con vergognosamente, però alla fine gliel'abbiamo presa, signori. Va bene, andiamo al prossimo step. Allora, io direi di cominciare a guardare un attimino sul mercato qualche centrocampista, magari di livello, non dico eccezionale, però qualcosina della serie cerca giocatori, della serie magari qualche centrocampista, ripeto. No, mi servono i centrocampisti. Mi serve un... No, i CC. Magari un COC o... No, un CC. L'età anche 30, fine 33 anni. Anzi no, fine 30 anni. Il problema è proprio questo, che noi non abbiamo idea. Alik Abraham, questo dello Shanghai Port, un cinese a Venezia. Sembra il titolo di un film. A Campora, insomma, noi purtroppo non abbiamo ancora modo, tipo Daniel Ash, questi qua sono inglesi, Yaslin Adlil, non ho idea, ragazzi, non abbiamo purtroppo nessun tipo di input e non li possiamo manco cercare. Aspettiamo cosa arriverà dai nostri osservatori. Nel frattempo vediamo l'ufficio cosa ci dicono. Allora, si è infortunato, una contusione alla spalla. Vabbè, 5 giorni. Va bene, non è un problema. Ok. Va bene, signori. Facciamoci l'ultima. E poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vediamo. Risolvi due problemi e salva la modifica. Sì, bisogna cambiare Klingholz qua. A questo punto metti Eymans. Oh, però allora devi cambiare modulo. Ecco, questo qua mi devi dare. Questo qua, un 4-3-3, bello offensivo. Sì, però aspetta un attimo. Prosegui con le modifiche e vai alla rosa. Allora, Johnson va bene là. Kringle lo metti fuori. Aramu va bene là. Qui gli metti Eymans. E Kringle lo butti purtroppo in panca. Ci sarebbe anche Forte. Ci sarebbe Desi che lo portiamo con noi. Allora, la squadra sì, sicuramente non è di livello alto, però si potrebbe fare qualcosina di meglio, aggiustare questo centrocampo. Giochiamo contro l'Alborg e vediamo come va, signori. Siamo pronti. Promette scintille, non lo sappiamo. Guarda come parte subito. Venezia gasato, galvanizzato, una settimana, tre giorni di allenamento. Bello questo. Subito perdiamo palla. Grande il nostro terzino destro. Grande Haps. Grande. Bravo qui a smarcarsi. Mi era piaciuto questo 1-2. Comunque Venezia è più propositivo in questa seconda partita, subito dopo 9 minuti. Ai. Oh! Cioè, noi difensivamente siamo veramente, ma veramente, ma veramente pericolosi. E non in senso positivo. Oh! Dobbiamo capire bene questo modulo. Bravo, bravo. Questo è Caldara, ragazzi. Attenzione qui. Il passaggio, leggi. Attenzione, bella questa palla.
dirige il tiro. Ah, devi essere un pochettino più intelligente. Minchia. Trajkovski mi pare ex Palermo, eh. Cerca e trova il compagno. Questa è una bellissima palla. Attenzione perché mi si è sbloccato. No! In questo intervento, lascia lì il pallone. Parti Busio. Bravo! Bella la partita quest'oggi invece di Busio, che la sta giocando come si deve, però dall'altra parte. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Chi è Busio? Busio! Gli ha dato l'assist, Busio! Al centro della difesa facciamo veramente paura. Ha proprio paura. Ha proprio veramente paura a livelli... Mi preoccupo veramente, eh. Su questa fascia spingiamo. Dai Busio, dai Busio. Bella questa palla, peccato, bravo Busio. Insomma, si conclude un altro primo tempo in svantaggio. Un altro primo tempo in svantaggio, signori. Vediamo di recuperare questa partita. Busio oggi meglio della prima. Ma non lo so se ha capito tutto, eh. Bella, ballo, madonna mia, fantastico. Grande Johnsen. Vai Johnsen. Entra. Io sono certo che farà divertire i suoi tifosi. Ma che palla loro? No, dai. 200 metri di vantaggio avevi sull'avversario. Dai. Squadre si siano interessati a lui. Bella Caldara. Darlo già con le valigie in mano, ne corre. Signore Busio, oggi lo sto vedendo molto operativo, eh. Attenzione! No! Porca vacca, direi. Porca vacca a questo punto. Porco vacca. Ai piedi veramente per... Da mettere nella pressa. Bella! Bella! Attenzione per trovare il gol del pareggio. Bella! 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 Che cazzo in culo! Ma chi è questo? Ma da quale cartone animato è uscito questo? Dagliela ad Aramu. Inchia ostaaa! Abbiamo Andanovic! Andanovic si sono presi questi, oh! Minchia, guarda, visto come mi tolgono la palla, vedi? Non è più facile che ti metti a fare là le rondinelle, piedi, attenzione! Andersen. A fare i giri pindarici attorno al giocatore, non te li fanno fare neanche ammazzate queste cose. Attenzione! Vediamo che sfruttano la nostra intelligentissima difesa, mi pare che infatti... Guarda! Senza difficoltà qui il portiere. Ma tu sei pazzo, ma è in pa. Ma io Pier sto ancora ripensando quella parata. Ah, io pure. Dai, cazzo. Baraglia campo. Attenzione. Sclamorosa. Sì, ciao. Due reti di vantaggio adesso, non si vogliono fermare. Ecco il gol che ci viene riproposto da un'altra angolazione. Ha scagliato il pallone in porta con... ma quando ti manca dietro, sì, ciao. Al possibile, ragazzi, 1-1. Al 2-0, immeritato, secondo me. Secondo me è assolutamente immeritato. No, io là non te la do più. No, hai visto? Cioè, c'è molta più... È molto più difficile. Molto più difficile. Il che rende, ripeto, il gioco molto più interessante. Guardate i 386 kg di Ebuei. E qui... ciao. Va bene, signore, finita a pallettate. Finita proprio a pallettate. Comunque, al di là della valangata che abbiamo preso, sono abbastanza soddisfatto di quello che ho visto oggi. Non mi posso lamentare. Quindi ci potremmo anche divertire, signori. Ora, giusto ora che eravamo andati in porta, va bene, con la beffa, tanto non avrebbe cambiato nulla, non avrebbe cambiato nulla, va bene ragazzi, che cosa vi devo dire se non, innanzitutto, pollice alzo in su se vi è piaciuto.
Iscrivetevi al canale, condividete, commentate, fatemi sapere ovviamente la vostra, cosa ne pensate di questa avventura che potrebbe iniziare sia in carriera allenatore che in carriera giocatore. Fatemi sapere la vostra. Ci vediamo alla prossima. Ciao.